Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con un altro nuovo episodio di Minecraft, signori. Ci siamo, la nostra bella bionda è pronta a una nuova avventura anche oggi per cercare di fare cose carine. Alle mie spalle vedete le farm che finora abbiamo fatto, ovvero la farm di grano, la farm di canna da zucchero e la farm di alberi, che dovremmo un attimo implementarla quella di alberi, perché con solo due alberi a botta non ci facciamo niente. Però non ci lamentiamo, qui abbiamo già recuperato... Dai, le canne da zucchero ci sono, signori, le canne da zucchero crescono. Mettiamo le... cazzarola, stavano messe le canne da zucchero qua, perfetto. Mettiamo le canne da zucchero al loro posto, perfetto. Allora, signori, cosa facciamo in questo video? In questo video, dopo aver fatto un poco di costruzioni, diciamo nei giorni scorsi, andremo a, bensì, in esplorazione. Allora, fatemi posare tutto quello che non mi serve. Il legno questo lo posiamo, sì. Questo non mi serve, la terra ce la teniamo, questo ci riportiamo, e questi li posiamo, questi ci riportiamo. Sto un attimino facendo ordine nell'inventario, signori, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Ferro, ok. Chi mi segue da un po' sa che mi piace tenere cose in ordine. Questo è l'unico pezzo di pollo che abbiamo per poter mangiare. Abbiamo 12 torce, non abbiamo paura di usarle. Allora, io direi, buttiamo così un pezzo di carbone, come se non ci fossero domani, e lo mettiamo lì a cuocere, perché questo pollo è la nostra unica fonte di salvezza. Facciamoci altre 4 torce, non sarebbe male come idea. Penso che 20 mi bastano, no, non mi basteranno mai nella vita, però ce le facciamo bastare, sì. Bisogna accontentarsi nella vita, non sempre si può avere tutto, e noi dobbiamo anche imparare ad accontentarci. Mettiamo le nostre bellissime bastoncini qui, recuperiamo il nostro bellissimo pezzo di pollo, lo mettiamo qui, ce lo mangiamo subito perché già siamo a corto di vita, perfetto. E signori, aspettate, fermi tutti, dobbiamo un attimino posare la zappa, che sinceramente non ci serve niente. La zappa la possiamo lasciare anche nell'altra cassa, e ci facciamo una pala. La facciamo sempre in pietra. Abbiamo una spada di pietra, di legno, mamma mia che schifo. Scusatemi, allora questa la mettiamo qui. E ci facciamo un'altra crafting table che ci portiamo a giro, che ci serve sicuramente. Ci facciamo una spada quantomeno di pietra, che non è un grande upgrade, ma ci basta e ci avanza. Questa la mettiamo qui, così quando dovremo tornare a cucinare sappiamo che ce l'abbiamo. E direi che va bene, signori, possiamo partire all'esplorazione. Dobbiamo andare in esplorazione. Il sole sta calando, sta sorgendo. Il sole sta calando, perfetto, quindi siamo proprio nell'errore più totale. Siamo partiti proprio nel momento più sbagliato. Allora, facciamo un attimo di mente locale. Di qua non si vede nulla perché i chunk sono bassi, perfetto. Di qua non si vede nemmeno nulla perché i chunk sono bassi, perfetto. Non si intravede assolutamente una ceppa di niente. E di qua praticamente, allora, penso che questa sia l'unica direzione che non dobbiamo intraprendere, perché ci sono alberi e a noi non interessano gli alberi. Di qua, secondo me, continua la palude in maniera pericolosa. Io andrei in questa direzione, signori. Io andrei in questa direzione, che non so neanche che cazzola di direzione è. Vediamo un attimino di capire... verso nord. Andiamo verso nord, signori. Le nostre coordinate sono più o meno... l'abbiamo rispettato lo 000? No, non proprio, però siamo a 1 e meno 6. Va bene, facciamo una rapida fotografia. Scusatemi per l'audio che è saltato un attimino. C'è stato un momento, ho sbagliato a fare la situazione, però va bene. Ho fatto una fotografia, signore, perché l'ultimo dei miei pensieri è quello di perdermi. Quindi il sole è tramontato. Possiamo andare a dormire? Ce la faccio andare a dormire? Ancora è presto, posso dormire solo di notte? Ancora è presto, da cazzarola sta il sole. Va bene, signori, facciamo così. Cala il sole e noi ci vediamo quando siamo pronti per l'esplorazione. La zappa la posso andare a posare, però. Ok, signori, ci siamo. Il giorno nuovo, giorno pronto per l'avventura. Chiudiamo la porta, non si sa mai che dovesse entrare qualche pipistrello o qualche zanzara. Scendiamo in acqua con la nostra discesa veloce e partiamo, signori. Abbiamo detto che andiamo verso nord. Parte la nostra avventura, signori. Cosa dobbiamo cercare? Fondamentalmente sto cercando della sabbia. Mi piacerebbe trovare della sabbia per poter fare delle costruzioni in vetro. Qui c'è la nostra ranocchia, sì, signori, questa, però mi sa che stai a morire lì sotto, ranocchia, che cazzarola fa lì sotto? La chiameremo Peppe, come ci è stato suggerito da buon Alex nei commenti, la nostra ranocchia Peppe, che però la lasceremo ancora libera. Guarda come corre sott'acqua, è impressionante, lasceremo libera di muoversi nel suo mondo, nella sua fantasia. Mi sa che qua ce ne sta un'altra, ma che problemi avete? Giocano a nascondino, signori, abbiamo le ranocchie che giocano a nascondino, va bene. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, abbiamo un obiettivo, signori, e lo dobbiamo portare a termine.
Le mucche ci serviranno, signori. Un domani faremo anche la zona di raccolta mucche. Perché mi sta laggando un poco così tanto il gioco? Attenzione, con calma. Altre canne da zucchero che sinceramente non ci servono, quindi le lasciamo lì dove sono. Continuiamo l'esplorazione. Mi sta laggando in maniera pesantemente il gioco. Attenzione, con calma e sangue freddo. Procediamo con calma e circospezione. Circospezione. Che cazzo, ma è tutta palude? È tutta palude. Vai, non voglio la palude, voglio la sabbia. Mi date un po' di sabbia. Cioè, non ho mai trovato una palude così grossa in vita mia giocando in tanti anni a Minecraft. Ci credete? E mo me la sta dando. Cioè, una palude enorme. Voglio un poco di sabbia. Si può avere un poco di sabbia? Mi sa che non si può avere un poco di sabbia. Abbiamo tanti alberi. Non sta a succedere nulla di particolare. Siamo sempre senza cibo. Continuiamo verso nord. Sì. Manteniamo sempre una direzione. Così non rischiamo di perderci in maniera brutta. C'è palude come se non ci fosse un domani. Palude su palude. Che cazzo non è quella cosa lì? Scusatemi, signori, io non ho mai visto delle costruzioni del genere. Che cosa sono? Cosa essere con queste costruzioni? Cos'è un albero? Ma scusatemi, da quanto tempo io non gioco a Minecraft? Cosa sono queste cose? Qualcuno mi sa. Ma che cazzo non è? La curiosità. L'ho preso. Radici di mangrovia. Da quando ci sono le radici di mangrovia? E soprattutto a cosa servono le radici di mangrovia? Scusami, mi metti. Io riesco a stare fermo qua. Sì, le radici di mangrovia. Ma che servono? Qualcuno mi illumina nei commenti a cosa servono le radici di mangrovia? Ma si mangiano? Le posso mangiare? No, non le posso mangiare. Signore, ho trovato le radici di mangrovia. Non sapevo dell'esistenza delle radici di mangrovia. Abbiamo fatto una nuova scoperta. Bene così. Ma crescono. Fermi tutti. Che cos'è qui? Nuova ricetta. No, signori, abbiamo trovato un albero nuovo. Cos'è questo albero? L'albero di mangrovia. È l'albero di mangrovia. Scusa, mi sono grattato un attimino il naso. No, lì non ci arrivo più. No, 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 dobbiamo. Che cos'è? Tronco di mangrovia. È un legno ancora più. È rossiccio, ma è bellissimo! Scusate, mi metti un attimo un po' di terra qua, che voglio salire un attimino a conoscere meglio l'albero di mangrovia, che me lo voglio portare un poco a casa. Grazie, gentilissimo. Ma interessante, signori! Non lo sapevo dell'esistenza dell'albero di mangrovia. Dammelo, dammi sti quattro rami che ci facciamo un qualcosa di interessante. Ma chi se ne frega se si è rotta la. Come cazzo la si chiama? Lascia! Mi mancano i termini, sono tanto eccitato che mi mancano i termini, signori. Bello, bello, piglia, piglia. Mangrovia. Scrivetemi nei commenti se voi l'avevate mai trovato, soprattutto se ne eravate a conoscenza e soprattutto che utilizzo ne fate dell'albero di mangrovia. Mettiti di qua, poi recupereremo tutti, tutto, non vi preoccupate, signori. Però voglio pigliare un poco di questa mangrovia bellissima. Che tra l'altro, se non sbaglio, ho visto che la sabbia dovrebbe essere pure qui vicino. Forse alla nostra base troviamo anche della sabbia. Dai, così. Prendi pure questi due blocchetti. Ma dai sapling quest'albero? Cresce solo nell'acqua. Dove cazzo la cresce questo albero? Ma bellissimo! Dai così, piglia tu, non mi interessa, non mi interessa, piglia tutto, magari qualche blocchetto, dai, ci facciamo una costruzione strana con l'albero di mangrovia. È tipo rossiccio come quello di betulla. Va bene, beh, io direi che va bene così. Io direi che va bene così. Quanti ne abbiamo presi? 14 blocchi più qualcuno che è perso qua nei meandri del. Ecco, magari così. Meno male che c'è l'acqua sotto perché se no morivamo male. Va bene, quanti ne abbiamo? 15, penso che bastano per sappiamo che andando verso nord c'è l'albero di mangrovia. Questa è sabbia, signori. Oh, perfetto, abbiamo trovato pure la sabbia. Dai, dai, recuperiamo un po' di sabbia così a caso, senza crearci troppi problemi. Andiamo a casa, la cuciniamo e ci facciamo le nostre bellissime decorazioni, signori. Dai, così, abbiamo trovato anche la sabbia, importantissima questa cosa. Pigliamone un bel po' perché poi non c'ho voglia di tornare qua per fare altre cose, quindi ciappala tutta, bello, tranquillo, mettiti comodo, raccogliamo un po' di sabbia, certo raccoglierla col piccone, con la zappa di pietra è un po' una cosa brutta, però va bene, ce la facciamo andare bene, signori, nella vita bisogna anche sapersi accontentare e per ora il convento passa questo, il convento passa questo e noi ci facciamo bastare quello che passa il convento.
Quanti blocchi stiamo a fare? Non lo so. Tu piglia tutto, piglia, 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 piglia. Come se fosse un'offerta. Piglia e non guardarti intorno. Piglia, piglia. Piglia, piglia, piglia un altro poco e direi che va bene. Allora, la zona non è bruttissima, diciamo. Diciamo, non mi aspettavo queste mangrovie. Interessante. Io direi che però penso che uno stack ci basta e ci avanza, signori. Diciamo, cosa devo fare io? Ma niente di particolare. Niente di particolare. Dobbiamo solamente andare a fare qualche decorazione a casa. E sì, e basta, fondamentalmente stop, il vetro mi serve semplicemente per questo. Abbiamo preso uno stack, ancora no. Allora, quantomeno raggiungiamo lo stack 64. Ok, dovremmo esserci. Scusa, ho una domanda. Cosa cazzarola è questo? Cos'è? Dove cazzarola è? Terra? Qui è questo? Fango? E che ci faccio col fango, signori? Scusate, ma mi spiegate? Allora, io spero che qualcuno mi segue e mi possa dare delle delucidazioni. Cosa ci posso fare col fango e con la mangrovia? Lo voglio sapere, signori. Bellissimo, questa me la porto a casa. Incredibile, il fango. Non ero completamente a conoscenza di tutto questo, di tutte queste novità. Riesce a pia tutto? Abbiamo creato un buco nel mare. Cortesemente mi porto tutto, grazie, gentilissimo. Perfetto, ok. Allora, signori. Reso conto, abbiamo un sacco di sabbia che tra l'altro la continua a galleggiare, quindi recuperiamo tutta quanta la sabbia possibile immaginabile. Ok, e direi che ce ne possiamo tranquillamente tornare a casa. Mi sarebbe piaciuto trovare anche magari una grotta con un po' di ferro, un po' di carbone così a vista, ma non abbiamo trovato una ceppa di nulla. Dovremmo ripartire per altre spedizioni, signori. Oppure dobbiamo un attimo andare in caverna e cercare di come dire, iniziare alla ricerca di un po' di materiali per cercare di sopravvivere, perché siamo un po' alle strette di tutto. Abbiamo fatto la farm di pane, di farina fondamentalmente, di grano, però solo col pane non si campa. Infatti, signori, nei prossimi video inizieremo ad allestire una zona in cui portare le mucche. Sarà una cosa facile? No. È una cosa intelligente? No. Ci riusciremo? La vedo difficile, però mai scoraggiarsi, signori, mai scoraggiarsi, avere sempre delle idee e cercare di portarle avanti il più possibile. Noi abbiamo delle idee? Sì, le stiamo portando avanti? Sì, sono funzionali? No, cos'è quella cosa rosa là? Dai, dimmi che è una zucca. Dimmi che è una zucca, che mi pianto pure le zucche. Dai, così potremmo anche farci prendere questi funghi e poterci fare, diciamo, delle zuppette per mangiare? Sì, lo potremmo fare. Sarebbe una cosa intelligente? Sì, lo faremo? No. Prendiamo le zucche, signori. Dai, così, me la dai? Ottimo, dammene almeno due. Perfetto, dammene tre, va. Ma chi se ne frega, dammene tutte e quattro. Tanto qui chi è che cazzarola viene a prendere le zucche? Nessuno. Quindi noi dammi tutte queste zucche e siamo tutti contenti. A posto, quattro zucche prese. Ora, l'obiettivo è riuscire a ritrovare casa, che non è per niente facile. Abbiamo le coordinate? Sì. Riusciremo a trovare casa? Sì. Sarà un'impresa difficile? No. La nostra casa padroneggia in alto, signori. Se non vedi casa nostra, sei proprio cecato. Se non riesci a vedere casa nostra, sei proprio cecato. Allora, qui c'è questo passaggio che è proprio brutto. Quindi, siccome io non voglio fare ogni 2 minuti il bagno, perché poi mangio e devo aspettare 3 ore per fare il bagno e questa cosa non va bene, facciamo il ponticello così riusciamo a passare. Siamo tornati a casa ancora prima che calasse il sole, e questa è un'ottima cosa, signori. Siamo stati bravi. Qui allunghiamo ancora di più il nostro ponticciattolo e torniamo su, signori. Torniamo su. Allora, torniamo su, torniamo. Qui le liane stanno crescendo, molto, molto, molto buona come cosa. Torniamo a casa, mettiamo a cuocere, che cosa? Mettiamo a cuocere, iniziamo a mettere a cuocere un po' di sabbia. Sì, questa spada cuocerà abbastanza sabbia? Non penso proprio, quindi boh, vediamo quanta ne riusciamo a cuocere. Mettiamo un altro di carbone e tiriamo le somme. Signori, qualcuno mi ripeto, mi dica come posso usare tappeto di muschio, mi dica come posso usare questo tronco di mangrovia, che non è per niente male. Le zucche ora le andiamo a seminare, la sabbia però la mettiamo così. La terra la rimettiamo qui al posto del fango, che lo mettiamo qui. Anche il fango lo posso utilizzare per qualcosa di particolare? Fatemelo sapere nei commenti, signori. Fatemelo sapere nei commenti. Allora, se non sbaglio, qui io dovrei avere un po' di spazio. Allora, qui non abbiamo zappato. No, allora fare una cosa. Prendi questo, ok. Prendi questo, ok.
E trasformami, va bene, una zucca in 4, va bene, e me ne metti qua. No, questo sta a fare la gradinata. Mi fai uno, e l'ho fatta la gradinata, l'ho fatta la gradinata. Fai uno, due, tre. Tre zucche mi bastano per ora, sì, direi di sì, direi di sì. Gli altri semini li mettiamo qui, qui e qui, così non dovrebbero nascere di lato, e questi mi restano lì. È calata la notte, e questa la possiamo raccogliere. Oh, lì è spuntato un altro bellissimo alberello. Allora, io direi che queste le possiamo mettere qua. Queste zucche, però, le mettiamo qui insieme ai semi di zucca, che non è neanche male questa cosa come upgrade. Siamo completamente affamati, e però va bene, ottimo. Qui si sono cotti 8 pezzi di vetro, che in teoria dovrebbero bastarmi per fare quelli così, perfetto, ne otteniamo 16. Ok. Signori, questa prima esplorazione è andata bene, è andata bene. Stiamo riuscendo a finalmente a mettere anche il vetro a casa nostra, così possiamo chiuderci e stare tranquilli. E quindi va bene, signori. Detto questo, io per questo video vi saluto. Vi ringrazio per i like e per i commenti, signori. Niente di particolare oggi. Oggi è un episodio tranquillo in cui abbiamo messo semplicemente il vetro a casa nostra. Che ci sta, ci sta. Quel tocco di carineria che ci sta. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!